Benvenuti a Terra Madre. Siamo qui con, prima di tutto, un amico, ma con uno dei volti del cioccolato di Torino, Sergio Arzilli, la perla di Torino, mitico marchio che fa del cioccolato torinese e porta il cioccolato torinese nel mondo. Ma io ti voglio fare una domanda che sto facendo a tutti i maestri. Cosa significa per voi come azienda far parte della rete Maestri del Gusto? Diciamo che è una aspettativa che ha uno quando pensa di lavorare meglio possibile. Quindi desideravo far parte di questo gruppo di maestri. Non voglio assolutamente vantarmene di questo, però in una vita di 70 anni in cui ho dedicato più di 50 anni a questo mestiere, mi sembrava di meritarmelo, anche perché ho sempre cercato di lavorare meglio che potevo e non per solo utile, ma utilizzando sistemi, metodi e materie prime che potessero piacere agli altri. La Perla è ormai un'azienda che si esporta in tutto il mondo, avete un laboratorio aperto al pubblico, che aprite al pubblico. Stiamo vivendo anche ormai il protagonismo di tua figlia Valentina, che salutiamo, all'interno dell'azienda. Però mi concetti in tre parole il percorso storico dell'azienda La Perla. Ma il percorso storico è basato su di me, anche se oggi mia figlia Valentina è sicuramente più brava di me ed dirige l'azienda. Diciamo che l'inizio viene perché sono nato pasticcere, sono stato pasticcere fino a 40 anni, però ero allergico al glutine. Quindi questo l'ho scoperto quando avevo 35 anni circa, mi impediva di vivere in un modo decente. Quindi l'unico modo era quello di uscire dalla pasticceria, perché altrimenti mi sarei avvelenato con la farina e gli impasti e quant'altro. Quindi cosa fare? Ho iniziato a lavorare col cioccolato, però naturalmente un pasticciere di cioccolato ne capisce poco e ho cercato di istruirmi, di migliorare, di avere dei collaboratori più preparati di me che mi insegnassero il mestiere, e così ho cominciato 35 anni fa. Ho cominciato da macchine semplici, da prodotti semplici, però posso dire oggi di essere sempre stato avanti di 10 anni da quello che poteva succedere intorno a me. Ci ho messo tutta la passione possibile e tutto l'amore possibile per questo lavoro. Ti ringrazio Sergio, le tue parole sono sempre importanti, soprattutto da portare alle nuove generazioni di maestri, e buona Terra Madre. Grazie.